sono sempre stato fedele fino a quando mia moglie ha cominciato a rifiutare i rapporti. Non mi piace l'amore mercenario. Matteo Cagnoni, a giudizio per l'accusa di aver ucciso la moglie Giulia Ballestri, ha preso ancora una volta la parola nell'udienza di giudizio al Tribunale di Ravenna. Lo ha fatto per togliere la cappa di morbosità, queste otto parole, dai presunti rapporti con l'escort e con Giovanni Desio, l'ex parroco condannato per atti sessuali con minori, per ricostruire quindi un'immagine distrutta dai testimoni della procura. Pensavo fosse omosessuale ma non pedofilo, ha affermato l'imputato in merito a Don Desio. Ho sempre pensato fosse una persona sgradevole, lo credeva anche Giulia. Ma quella frequentazione serviva a Cagnoni per ottenere il tesserino da giornalista pubblicista, visto che Desio era direttore del Risveglio. In cambio del tesserino volle battezzare uno dei miei figli, ha continuato Cagnoni, che però non ha spiegato come una delle schede telefoniche in uso al medico fosse proprio intestata a Desio. E poi sull'escort, quando Giulia cominciò a rifiutarmi, sono iniziate tante cose, con una massaggiatrice, ci siamo incontrati tre volte, ha detto. Per cercare di riabilitare la figura del dermatologo, sono sfilati in aula gli amici dell'uomo, che lo hanno dipinto come una persona a modo, non aggressiva. Presente anche Mario Cagnoni, padre dell'imputato, che si è seduto tra il pubblico. Volevo chiedere come che ne pensa del processo a questo punto. No, assolutamente no. Suo figlio come l'ha trovato? Non l'ho visto. E sua moglie come sta? Sta così come può stare. Ancora non sta bene. No, non sta bene.